Benedetta Vietti, 26 anni, studentessa, però ha già fatto delle esperienze nel mondo lavorativo, ha fatto uno stage a Sky. Quindi io ti vorrei domandare, proprio dal punto di vista della comunicazione, che cosa ti è sembrato questo convegno? Allora, innanzitutto vorrei dire che mi è sembrato un convegno molto interessante, perché comunque è stata un'iniziativa importante il fatto che comunque parlassero dei giovani che hanno fatto esperienze all'estero, ma anche dei giovani che sono ancora in Italia, perché comunque è importante. E vorrei dire che mi ritrovo col fatto di dover fare delle esperienze all'estero, perché è importante, come hanno detto anche durante il convegno, è importante fare delle esperienze e poi apportare quello che è un valore aggiunto in Italia, e quindi avere la possibilità di confrontarsi con culture diverse, ma anche con sistemi economici che ci sono in altri paesi. Senti, tu hai fatto un'esperienza anche all'estero, no? Diciamo, dopo la triennale hai fatto un giro negli Stati Uniti. Che ti è sembrato? Ti sembra interessante come opportunità? Ci stai pensando? Sì, io ho fatto un'esperienza all'estero, in realtà più di studio, che negli Stati Uniti, che è stata un'esperienza molto bella, non più da un punto di vista lavorativo, però è stato comunque un confrontarsi con quello che è un altro posto completamente diverso dall'Italia. Per quanto sì, il pensierino ce l'ho fatto anche uno, però devo dire che California, però sì, in California. No, però Malibu. No, Malibu era Los Angeles, no, però devo dire che è stata comunque un'esperienza molto importante, come lo è stata quella che ho fatto anche però in Italia, quando ho fatto lo stage. Ho fatto uno stage a Roma di 3 mesi, di 2 mesi con Sky, e Sky è stato TG24. Con Sky TG24, ed è stata un'esperienza comunque anche di quella molto formativa, perché comunque ho avuto la possibilità di lavorare e di confrontarmi per la prima volta con il mondo del lavoro, e in un'altra città comunque completamente diversa da quella, da quella dove sono nata, che è Torino, e vedere quelle che sono le diversità tra anche se sono in Italia. La storia che ti è piaciuta più di oggi, dei ragazzi? La storia dei ragazzi che mi è piaciuta più di oggi, mi ha colpito molto quella della ragazza straniera che è venuta qui dall'estero. Questo, la colombiana. Esatto, la colombiana, che questo ci dimostra come anche comunque sia ci sono persone che nonostante l'Italia abbia comunque tanti diversi problemi, come appunto abbiamo detto durante il convegno, anche comunque delle cose molto positive, per cui ci sono delle persone che sono molto attratte dal fatto di venire. Quindi viva l'Italia. Quindi viva l'Italia. Ciao. Ti lo giuro. La belva questa. Non so. Lui chi è? Assoluta, sono venuta a chiedermi anche tu, perché mi dilungavo. Come? Il padrone di casa qua. E gestisce tutto il quarto, ristorante, io cose, eccetera, la mamma. Non sono fare quella che mi intervistata. Io posso amare, se guarda, delle domande che mi dico. Vabbè, ma abbiamo fatto. Si fa, no? Non so, sono più da chiedere. Quanto è che tutti in Sky?